Impronte quindi ha un gruppo di giornalisti, ma si avvale anche della collaborazione, se non ho capito male, di Gabriele. Noi ci onoriamo dell'affetto del professor Andreoli, che si è avvicinato a noi e che ci sta veramente facendo tanto tanto piacere con le sue scritture scientifiche, che sono di fondamentale importanza, e speriamo che sempre più diventi una creatura di entrambi. Allora vorrei chiedere a lui quale potrebbe essere il suo contributo, quale sarà il suo contributo ad Impronte. E intanto, come dicevo, lavorando nel rapporto interdisciplinare, credo che sia importante poter collaborare con Martina e con tutta la redazione, proprio per trovare quei soggetti, anche quelle sfumature, quei momenti di collaborazione che poi portano a poter anche affrontare problemi, risolvere vari problemi. Noi naturalmente facciamo molti progetti che poi a volte possiamo anche decidere con Impronte, e da questo scaturiscono poi articoli, scaturiscono documenti scientifici, e una collaborazione che va ben oltre poi quello che pubblichiamo è una piccola parte del lavoro che facciamo insieme, proprio per la comunità, proprio per lasciare delle impronte. Ecco Martina, per lasciare delle impronte, proprio questo titolo, la scelta di questo titolo, delle impronte quindi indelebili. Delle impronte indelebili, questo connubio che stiamo stringendo con il professor Andreoli, spero vivamente che sia indelebile, che lasci delle belle impronte.